Ebbene sì, parliamo a questo punto di altre bellezze, perché comunque sia anche la nostra bellezza locale esportata ha il suo valore, ha il suo successo, e quindi vorrei salutare la nostra amica Nadia Contino. Ciao Nadia! Ciao Giuseppe, ti ringrazio per la bellezza esportata. Eh beh, giusto dirlo, perché comunque anche qui ci sono delle fantastiche bellezze, ovviamente insomma l'aspetto della serata diciamo quasi al completo al femminile ha dato veramente grandi soddisfazioni a coloro i quali ci stanno seguendo. Nadia Contino, agrigentina, che vive però già da un po' di tempo, anzi da parecchio tempo, a Roma. Sì, io sempre, diciamo che sono sempre stata un po' nomade, anche quando le mie origini mi davano per sicula. Da 9 anni circa, quindi. Ecco, quindi già da un... per compiere il 10° anno. Stai per fare il compleanno con le candeline, per dire che sono 10 anni che vivi a Roma, nella capitale, nella stupenda città. Farò una foto, anche se in radio purtroppo non ci possiamo vedere, però insomma... Assolutamente, però farò dobbiamo dire... un soffio sonoro. Esatto. Cara Nadia, ovviamente tu sei un personaggio della televisione, dobbiamo dire, no? Della televisione, della radio, un po' di teatro, insomma palcoscenici variegati, vari. Esatto, che ti vedono protagonista in effetti in diversi settori, quindi un po' poliedrica, riesci a condividere tutto questo. E attualmente cosa sta facendo la Nadia? Beh, attualmente ha trovato il percorso, spero finale e risolutivo, che è quello che abbraccia una delle mie ultime passioni che ho scoperto. Ho scoperto essere l'ultima e quella, diciamo, centrale nella mia vita, che è quella dell'informazione e della comunicazione. L'informazione è un bene pubblico e la comunicazione, come ben sai, condiziona in molti casi le scelte anche politiche ed economiche del nostro paese, insomma, poi però questo, diciamo, non vuole assolutamente essere un discorso politico. Io mi occupo di cronaca, certo. Cronaca bianca, cronaca nera e a 360 gradi di informazione attraverso i mezzi che sono quelli, diciamo, più noti, radio televisivi, a 360 gradi. Ecco, questo diciamo è il tuo mestiere, la giornalista in particolar modo, che è quella branca di comunicazione che tu ami tantissimo, giusto? Sì. Sì, l'unica cosa è che purtroppo negli ultimi anni bisogna assolutamente evitare che i giornalisti che occupano, molti come, diciamo, ospiti nei talk televisivi, con leggerezza vestano i panni dei giudici, trasformando spesso le cronache in verdetti inappellabili. E certo. Questo, diciamo, bisogna assolutamente stare molto attenti, perché sai, fare informazione bisogna anche attenersi a delle regole, bisogna capire che cosa dire e come dirlo, perché è importante, perché poi va comunque incontro ad una folla. Certo. Tra l'altro c'è da dire che, che cosa dire? Sì, si tende a spettacolarizzare tutto, no? Più, diciamo, pur di fare ascolti in un qualsiasi modo, gli argomenti, i talk show dell'informazione diventano un po' degli spettacoli, per la quale, come dicevi anche tu, poi ci sono anche delle indicazioni che sono legate a dei giudizi, ed in realtà invece dovrebbe essere un po' più neutro il tutto, no? Cioè proprio certo, essere un'informazione certo. Fine a se stessa, proprio che chi osserva, chi guarda, si faccia una sua idea. Senza farsi certo, condizionare. Siamo diventati molto seri, oddio. Facciamo un po' di casseggio. Sì, aiuto. Dobbiamo anche farlo, certo. Insomma, qual è il tuo brano preferito in questo momento? Dai. Oh, mamma mia, oddio. Una allora, domanda a bruciapelo questa qui. Musica, oddio. Io penso che sono una grande estimatrice della musica dance. Sono stata anche una cantante di musica dance. Ah, non pure. So se lo sapevi. No, non lo sapevo. Ne scopriamo tantissime di qualità di Nadia, quindi certamente chissà quante ne ha nascoste. Ma non con il mio nome. Ah no, beh, certo, nome. Avrei utilizzato... Quale nome, ecco, per esempio? Di Loren, che è stato scelto all'epoca dal produttore discografico dell'etichetta musicale con la quale stavo lavorando. Dobbiamo scoprire anche qualche brano da poter sentire. Poi me lo mandi, che così lo mandiamo anche qui. L'imbarazzo della scelta, guarda. Addirittura, bene, bene. L'imbarazzo della scelta. Perfetto, ne avremo il piacere. Tra l'altro, cara Nadia, quando potrà capitare di trovarti alle nostre parti, io mi auguro che
avremo anche il piacere di averti in studio. Io verrò in studio perché ci dobbiamo guardare face to face. Pensa che sono, riesco ad essere emozionata anche se non ci stiamo guardando. Ma come mai? Cioè, non è possibile. Tu che lì a Roma conosci fior di personaggi, con un Giuseppe Morelli ti emozioni, ma non posso crederci. Ma mi emoziono perché il mezzo è molto importante anche. Certo. Cioè, il mezzo, ci stanno ascoltando in tantissime persone, comunque in qualche modo stiamo continuando a fare il nostro mestiere, le nostre passioni. E poi è bello comunque anche avere sempre l'emozione, no? Vuol dire essere e trasmettere qualcosa anche a chi ci segue, a chi ci ascolta. Sei emotiva, mi hanno detto. In molti casi è una cosa bella, ma in molti altri ti può anche influenzare. Certo. Senti, Nadia, io questa è una domanda un po' di rito, però comunque devo fartela, perché tra le tante cose che fai, che hai fatto, ma un sogno nel cassetto per la Nadia quale potrebbe essere nel suo futuro, essendo che sei anche abbastanza giovane? Un sogno non abbastanza giovane, mi piace. Abbastanza giovane ma matura. Ecco. Diciamo. Sogno nel cassetto, ma sogno nel cassetto è un po' difficile, aiuto. Legato al giornalismo piuttosto che alla TV, sì. Piuttosto che al cantare? È legato al giornalismo. Voglio tornare a fare giornalismo per strada, anche se il giornalismo non si impara per strada, però voglio incontrare di nuovo le persone, che persone normali, comuni, non personaggi. Certo. Né della storia né della... Ti piacerebbe del mondo della TV, che mi hanno veramente trasmesso moltissime storie vere e fatti che viviamo proprio sulla nostra pelle, perché siamo tutti comunque dei cittadini. Certo, mi stavo chiedendo se ti piacerebbe, per esempio, non so, fare l'inviata all'estero per qualche argomento importante di caratura mondiale, per esempio, no? Bravissimo, questo mi manca, perché inviata lo sono e lo sono stata, però all'estero non ci sono mai stata, cioè ci sono stata, ma chiaramente non con un contratto, sì, perché no? Ah, ecco, potrebbe essere anche una buona ipotesi per arricchirsi come esperienza, come bagaglio. Considerata che io sono madrelingua, potrei, diciamo, pensare di andare in Francia. Ah, ecco. Purtroppo protagonista di fatti sicuramente... Non certamente piacevoli, probabilmente. No, assolutamente no, però... Tra l'altro in Francia presto, ormai è imminente l'inizio degli europei di calcio, ed è un momento sicuramente di grande spettacolo, ma è un momento che è tenuto molto in considerazione per i fatti che sono noti e che quindi mettono timore sicuramente, no? Certo, sì, sotto riflettori attenti chiaramente di quello che, insomma, delle minacce che possono tradursi purtroppo in fatti reali. Speriamo di no, speriamo che si possano solo fare pronostici calcistici e rilassarsi, perché adesso veramente c'è un clima in cui siamo terrorizzati, ecco. Certo. Dal terrorismo, e anche andare a vedere un semplice concerto di un nostro cantante. C'è il timore, c'è sempre il timore. C'è il timore, sì, quando si radunano troppe folle in posti grandi, si accolgono tante persone, veramente scatta subito la paura. Esatto, la fobia, certo, c'è. Diminuire. Esatto. Sì, io personalmente andrò a vedere Vasco Rossi, perché è uno dei miei cantanti preferiti, ma non ti nascondo che sarò molto attenta comunque, cioè, osserverò delle attenzioni, certo, personali, individuali. Poi chiaramente si spera che tutto il resto, forse dell'ordine, ordine pubblico, ci sia veramente un'attenzione alta. E che ci sia tanta sicurezza. Senti, Nadia, c'è anche da dire, noi parliamo di giornalismo, è molto bello questo, quindi tu hai le tue esperienze già in saccoccia, quindi ce n'è una in particolare a cui tieni tantissimo, perché insomma ti ha trasmesso qualcosa, perché ti ha dato tanto? Guarda, visto che siamo in radio, ovviamente è stata l'esperienza sanremese, come l'ho sempre chiamato io, il red carpet musicale. Ah, ecco. Quello sicuramente, sai perché? Perché io sono stata 10 anni dall'altra parte delle transenne a guardare tutti gli altri, tutti i collegamenti, Mediaset, Sky, Invest, che salivano e facevano la loro cronaca intervistando i vari cantanti, e quindi per 10 anni guardavo sempre loro, andavo con altri TV per altri motivi, anche solo per piacere, e dopo 10 anni inaspettatamente, veramente quelle cose in cui la vita fortunatamente in maniera imprevedibile ti può sorprendere anche positivamente, mi sono ritrovata lì.
Bello, sono ritrovata lì e toccavo il dito, con il, come si dice, il cielo con un dito, ecco. Certo, hai coronato, diciamo, un sogno, un po' come il bambino che guarda il suo idolo giocare a calcio e poi magari diventa lui calciatore e viene guardato dagli altri perché diventa idolo. Fantastico, volavo, una cosa molto volavo bella. Volavo perché poi ero in un ambiente, insomma, che mi, come dire, che mi apparteneva in qualche modo. Bene, certo. Musica, danza, sono tutte reti artistiche che comunque si sono sempre intrecciate e mi hanno sempre un po' perseguitata nel bene e nel male. Perseguitata, sai perché? Perché poi quando ti dico, ma tu cosa fai, cosa vorresti? Cioè, c'era sempre il rischio, c'è sempre stato il rischio di mettere troppa carne in pentola e la gente poteva arrivare a pensare che peccavi di presunzione o che addirittura tu non avessi le idee chiare. Certo. Invece adesso non è così, ma non è mai stato così poi alla fine. Bello, bello, questo quello che dice è molto importante. Tanti strati artistici, è chiaro che devi sceglierne uno. Certo, certo, almeno fatto bene, per il quale la passione vince su tutto e quindi è giusto questo. Uno che prevale, ma anche, posso dire, in corrispondenza alla società moderna, quello che ci permette di poter fare con più facilità, perché è complicato fare un mestiere, ecco. Certo. Nadia, una professione, quindi non si può scegliere completamente con la passione, però se hai tante passioni sei anche fortunata, perché tra le tante può emergerne una e può, insomma, essere prima. Esatto, esatto. Molto bello tutto ciò che hai detto ed è stato piacevolissimo averti qui protagonista con noi, anche se solo in collegamento, chissà, magari un domani potremmo anche nella prossima stagione averti invece protagonista. Bellissimo, in carne ed ossa. Per me che abbiamo scorciato un sacco di chilometri e improvvisamente mi sono materializzata con la voce. Infatti, infatti. C'è qualcuno che vuoi salutare a questo punto? Certo, come no, voglio salutare mia sorella, mia mamma, mia nonna. La famiglia in una sola parola. E tutte le persone che a livello artistico hanno dato tantissimo alla nostra terra, anche a livello intellettuale, che sono lì fisicamente per vari motivi e che sono andati via. E infatti. Quello fuori dubbio. E poi ovviamente un grande abbraccio alla nascita della nostra... Pronto? Sì, ci sono. Ah, oh, pensavo che fosse caduta la linea. No, tranquilla. Scusate. Domani si celebrano appunto 70 anni della nascita della Repubblica e non dimentichiamo che nasceva il primo referendum istituzionale del 1946. Esatto. E non dimentichiamo che molti di noi si sottraggono al voto, soprattutto noi donne, no? Quando invece prima era addirittura... Era proprio vietato, un lusso, era un lusso. Una conquista, infatti. È una grande emozione, quindi domenica, siccome purtroppo siamo venuti di nuovo a chiamare in questa emergenza confusionale del panorama politico, insomma, speriamo che quante più persone, io questo appello voglio comunque farlo, possano andare alle urne, perché certo, è un diritto, certo. È un dovere e dobbiamo farlo, anche se siamo tutti, penso, un po' delusi, dire, certo. Scoraggiati, però... Facciamolo comunque. È l'unica arma rimasta, vuota. Insomma, ecco. Esattamente, esattamente. Quindi non si vota in Sicilia, ma si vota in tanti comuni della tanti nostra nazione. Quindi ricordarlo. Seguite, certo, chi ci sta seguendo in streaming, naturalmente, da tutte le parti d'Italia, ovviamente può seguire il suggerimento che Nadia Contino sta facendo e noi la vogliamo ringraziare. Un abbraccio, un in bocca al lupo e speriamo di averti qui in studio. Grazie a voi per avermi pensata. Grazie a te. Ciao basso, Nadia. Buona serata. Grazie, ciao.